bentrovati, siamo in diretta con l'Italia del Sud come al solito. Bentrovati per i telespettatori che ci staranno seguendo, immagino sul canale 11, alcuni sull'820 di Sky o 411 di TV Sat. Se poi vorreste rivedere casomai la puntata, tutti i prodotti della C, potete andare sulla cplay.it o scaricare l'app direttamente sul vostro telefonino. Sarà un bel mercoledì perché ci colleghiamo in diretta con la Sicilia. Per noi c'è Sonia Di Stefano, come sempre la nostra rappresentante della cugina Sicilia. A te la linea, Sonia, buongiorno e bentrovata. Buongiorno Domenico, buongiorno ai telespettatori dell'Italia del Sud. Oggi ci troviamo a Belpasso, città alle falde dell'Etna, che nel corso di quest'estate ha unito il suo folklore locale alle musiche del Meridione, alle musiche dell'Italia del Sud, alle musiche del maestro Eugenio Bennato e della Taranta Salentina. Oggi vi proponiamo una nostra intervista proprio al maestro Eugenio Bennato, che si è esibito nel corso del Mecanè Festival organizzato dalla Fondazione Carri di Santa Lucia di Belpasso, che è andato in scena nella cittadina etnea proprio nel corso dei festeggiamenti estivi in onore della santa patrona Santa Lucia, la martire siracusana. Per voi abbiamo registrato un live che vi proponiamo di seguito e poi restituisco la linea allo studio. Mediterraneo, sì, quella nave che va da sole, tutta musica e tutta vera, su quell'onda dove si vola, tra la storia e la leggenda, del flamenco e della tarata, e tra l'algebra e la magia, nella scia di quei marinai, è quell'onda che non smette mai, che il Mediterraneo sia. Sì, arrivare a Belpasso e trovare i carri di Santa Lucia, che si trovano solo qui, l'unicità della cultura popolare, l'unicità della cultura delle città del sud e della Sicilia in particolare, quindi grande energia già a questa immagine. Io questa Lucia e la Luna, che è una sorta di fiaba, l'ho scritta perché ho pensato a questo nome, Lucia, che è un nome antico, però nello stesso tempo un nome elegantissimo, a differenza di tanti nomi che vengono da una tendenza così adesso esterofila. E il racconto di Lucia la Luna è il racconto di una ragazza del sud che torna al suo paese e in qualche modo prende coscienza della sua ricchezza. Questo è un po' il senso di Taranta Power, che è la riappropriazione della propria identità innanzitutto. È importante, la Sicilia in questo è una roccaforte, è importante che nella era globalizzata ci sia la volontà di ogni villaggio di esprimere la propria leggenda. Grazie a Sonia Di Stefano per questo bel servizio di colore ma anche di cultura musicale. Il maestro Eugenio Bennato, che tra l'altro saluto, ci lega, insomma, non dico un'amicizia profonda ma quasi, perché sono presentato una serie di concerti, tant'è vero che ogni volta che ci rincontriamo fa nada vota costa, bravo. No, è carinissimo, una persona veramente splendida, tra l'altro molto umile, ed è molto molto radicato con quella che è la cultura musicale della nostra penisola italiana, ma in genere si fa contaminare, ed è molto attento quando incontra un musicista in gamba, non è che lo snobba, gli chiede delle cose, va là, dice fammi capire, fammi sentire qua, l'ho visto io dal vivo, e questa è una grandezza immensa, no? come personalità e come voglia di ricerca. Tra l'altro è colui che presta la musica, la sigla anche di trasmissioni Rai, no? Importanti legate al territorio.